Allora, numero 2, bilancio di previsione 2013, riproduzione degli equilibri finanziari, stato di attuazione dei programmi secondo la normativa vigente. Ormai la favoletta la conosciamo tutti, il 15 di novembre la responsabile del servizio finanziario ci ha assegnato l'esistenza di situazioni pregiudizievoli per equilibri di bilancio di previsione a seguito soprattutto a bilancio approvato comunque a novembre, ad ottobre, di 118.955 come decurtazione dell'Agenzia delle Entrate sull'IMU, mentre invece erano previsti in bilancio totale 415.000 euro. Maggiore spesa compensata in entrata dalla somma di 35.690 dovuta dal Fondo di Solidarietà, mancato introito di 50.000 euro dei proventi cava, e poi mancata riscossione di alcune entrate quali proventi della tassa popolazione di spazio aree pubbliche di 10.000 euro. Derivati anche dalla concessione di Locoli, tombe, dossari 12.800 e trovate dei borsi diversi per 9.000. Questa compensazione tra minori entrate, economia di spese e maggiori spese porta ad uno squilibrio finanziario di parte corrente ammontare di euro 112.000 euro. Per quanto sopra, il Consiglio Comunale è tenuto, infatti, la seduta di oggi ha proprio questo valore e significato, entro 30 giorni a prendere e ad adottare i necessari provvedimenti alla salvaguardia degli equilibri ai sensi del testo unico. Questo era quanto ci comunicava, al che noi abbiamo stilato una relazione di bilancio per la ricognizione della salvaguardia degli equilibri di bilancio stessi, che fondamentalmente portano a dei provvedimenti. Passo tutta la parte schematica dei vari passi del bilancio. I provvedimenti conseguenti sono sostanzialmente, mi spiace dirlo, però portare le aliquote al massimo dell'addizionale comunale, cioè 8 per 1000, e IMU delle seconde case all'1.6%, 10.6 per quello, insomma. E con questo attualmente si riuscirebbe a stabilizzare il bilancio per quanto riguarda l'anno in corso, ovviamente anche utilizzando tutti gli oneri di urbanizzazione per coprire le spese correnti. Di fatto questo nasconde il fatto che quei soldi, quelle risorse che dovrebbero essere utilizzate per poter finanziare investimenti o comunque nuove opere o potenziamento di quelle esistenti nei centri abitati, comunque in tutto il territorio, purtroppo devono essere utilizzate per coprire i buchi di bilancio che ci sono. C'è anche da dire che contestualmente abbiamo un provvedimento della Corte dei Conti che ovviamente allarma un po' tutta la situazione. Ovviamente però, come solitamente alla fine di ogni riunione, diciamo che noi abbiamo la speranza che quello che stiamo facendo è nel verso giusto. Oggi si sente tanto un gran senso di responsabilità, ma d'altra parte crediamo che non vi siano ulteriori margini di azione. Stiamo anche pensando per i prossimi anni a un qualcosa di significativo. Ovviamente si parla di alienazione di patrimonio,
per poter andare ad aggredire il mutuo in modo che ogni anno si possano abbassare le rate di ammortamento dello stesso. Questo perché permetterebbe di avere un po' più di ossigeno nelle casse comunali. Ovviamente avere la possibilità di utilizzare gli oneri per la loro funzione e anche in caso di emergenze la possibilità di far fronte senza dover andare nel panico ogni volta. Credo che sostanzialmente questo sia il quadro riassuntivo di una situazione abbastanza, uso un termine forte, drammatica, ma d'altra parte questa è la situazione a cui dobbiamo far fronte e credo che con molta serenità e molta responsabilità si debba intervenire in tal senso. Quindi se vi sono delle osservazioni, dei chiarimenti, dei passaggi ulteriori da fare, li facciamo, però da questo non possiamo spostarci, anche perché ovviamente senza questi provvedimenti il rischio sarebbe quello del default, insomma, questo in sostanza. Cercare anche di ridurre un po' questa pressione.
pressione fiscale sui cittadini, perché poi alla fine questo è, nel senso che tutte le nostre entrate derivano da questo, dovremo pensare appunto a un sistema per ridurre le uscite. Come diceva il sindaco, quindi cominceremo a lavorare da subito su un discorso di dismissione di patrimonio, di alienazione, finalizzato esclusivamente alla riduzione del debito già in essere. Questa riduzione del debito ovviamente comporterà come ricaduta una minore quota di rate per gli ammortamenti, per la riduzione, e questo dovrebbe in sé, uno, aiutarci a mettere in sicurezza il bilancio, e due, consentirci di rientrare in un livello di tassazione un po' più umano, meno da emergenza. Questa è l'idea, non sarà sicuramente una cosa facile, perché pensare di vendere in questo periodo si scontra con la situazione del mercato, e questo vuol dire pochi possibili acquirenti e soprattutto persone che vogliono farla fare, quindi il valore di scambio delle nostre merci sicuramente non sarà quello che vorremmo. Quindi sarà una gestione di queste dismissioni molto delicata, nel senso che cercare di valorizzare al massimo, e questo vorrebbe dire anche aspettare meglio, perché se prende adesso diventa il prezzo basso, di detto. Però d'altronde più aspettiamo, più la nostra situazione di restituzione delle rate del debito incide sulla gestione dell'ordinario. Quindi altre voci, altri miglioramenti possono venire soltanto da un cambiamento della situazione generale, quindi per esempio l'unica nostra vera entrata extra tributaria è quel discorso della cava. La cava purtroppo in questi ultimi due anni ha scavato quasi niente, se non niente, e quindi non ha portato nessun valore, se non la sanzione che abbiamo pugnato l'anno scorso. Quindi è tutto legato anche a una serie di situazioni che sono esterne a quello che possiamo decidere noi. Le nostre decisioni saranno appunto soprattutto su cosa valorizzare, cosa dismettere, cosa alienare in sostanza. Quindi su questo, già nei prossimi giorni, dovremo lavorare per individuare i possibili gioielli della famiglia da mettere su una casa, magari appunto frazionando le cose in modo che per non inflazionare noi stessi i piccoli mancati che potremmo avere. Non nascondo che c'è una forte preoccupazione per la situazione, non tanto per lo scioglimento del Consiglio, ma qua noi magari sì, ci dispiace personalmente, perché avremmo voluto probabilmente tante belle idee e tante attività da fare, che in questa situazione ovviamente sono tutte assolutamente bloccate. Quanto perché io sono del Consiglio, vorrebbe dire l'arrivo di un commissario il quale non avrebbe alcuna remora a passare con l'accetta pesante su tutte le situazioni che invece noi, essendo parte della popolazione del nostro territorio, conosciamo e cerchiamo, come vedete in tutte le riunioni che abbiamo fatto, di mediare questo, di cercare di non gravare troppo su quelle situazioni troppo delicate, eccetera, eccetera. Quindi è un lavoro
che nessuno di noi, immagino, pensava di dover fare 2 anni fa, quando ci siamo imbarcati in questa avventura. Ed è anche frustrante pensare che nei prossimi 2 anni e mezzo li passeremo su questo, però dovrebbe consolarci un po', stimolarci anzi, il pensiero di riuscire in questi 2 anni e mezzo a lasciare un comune, una situazione generale migliore di come l'abbiamo trovata e soprattutto lasciarla in una maniera tale da avere una certa sicurezza, un certo respiro anche sulla gestione poi della situazione da parte di chi ci succederà. Qualcuno di noi magari ci sarà ancora, altri no, magari non nessuno di noi, o forse questo sarà poi la gente a valutare se abbiamo operato bene o male. Noi di tante cose che si possano dire non credo che nessuno possa imputare a questa amministrazione il fatto di avere una responsabilità sulla situazione attuale, in quanto dall'insediamento del nostro sindaco, di questa amministrazione, non si sono aumentate le spese inutili soprattutto, è stato cercato di razionalizzare al massimo ogni risorsa, sono stati presi dei provvedimenti per recuperare l'evasione, per recuperare fondi, investimenti dagli enti, sono stati presi i provvedimenti per attingere contributi, la storia del PCT per esempio, che ha fatto il giro di tutta la valle più volte in maniera anche non troppo piacevole per noi, però la dimostrazione che con la caparbietà, con la volontà, con la decisione, alla fine i soldi si portano a casa, però sono soldi a spot, sono soldi per investimenti, noi siamo riusciti a farli, adesso si tratta di proseguire veramente con le nostre forze, cercare di migliorare la situazione. Ecco, era solo una chiacchierata tra di noi, per ignoranza purtroppo non abbiamo piacere di vederla da molte sedute, per cui avremmo voluto anche che... Avremmo dovuto scrivere il bilancio. Non bisogna scrivere assolutamente. A parte. No, avremmo avuto il piacere di avere una discussione finalmente franca, sincera e diretta anche in Consiglio Comunale. Sono stati passato in maniera specifica per questo consiglio, sono stati invitati tutti i consiglieri in maniera pressante anche dal sindaco, evidenziando proprio questa situazione. Speravamo che un atto di responsabilità, perlomeno anche di dignità nei confronti anche di chi li ha votati, li avrebbe fatti partecipare. Però, così non è stato e quindi diciamo, abbiamo scelto onori e oneri e porteremo avanti entrambi, primi magari di meno e gli altri un po' di più. Finiamo la discussione appunto per illustrare un po' tutti i punti dell'ordine del giorno di oggi che riguardano la situazione del bilancio. Siamo arrivati all'ultimo giorno, sapete? E le scelte che dobbiamo fare le abbiamo già pubblicizzate abbondantemente, per cui si tratta di procedere quello che faremo. Ricordo, aggiungo solo una cosa perché un po' più ho detto, perché è quello che non si pensa. L'unica cosa che voglio dire non da consigliere ma da cittadino, diciamo così. E che vista la situazione, che sinceramente l'ho detto forse anche un paio di sabati fa, non io, ma penso nessuno si immaginava una cosa del genere,
Tant'è che io ho anche detto, un po' mi vergogno di essere andato a casa di qualcuno di quelli tutti qua, non tutti, a cercare, a chiedere, a coinvolgerli, perché non mai avrei pensato una cosa del genere. E vabbè, quello non è mai purtroppo capitato. Personalmente sono contento e penso che sono l'unico prossimo che in questo momento a sedersi in mezzo ci sia Cristian e non qualcun altro, perché io l'altro giorno in una riunione provocavo e dicevo fai venire il commissario a fare queste cose qua, non metterci la tua faccia per fare le cose che devono fare gli altri, per colpa degli altri, visto che penso che obiettivo abbia tutto questo mondo in giro, dire sa benissimo che la percentuale di colpa di fare esercizio in queste cose penso che sia minimale, però la figura se la sta portando via lui, in un paese come il nostro la figura vuol dire avere gente che in giro, senza neanche sapere quello che dice, ti tratta di merda, e perché questo si può dire anche un consiglio. Il fatto che lui ci metta la faccia e tenga la posizione è una cosa che quasi faccio fatica a capire, ma che è incommiabile. E personalmente sono contento che ci sia lui in questo ruolo e per questi anni, perché abbiamo visto come in poco tempo, basta veramente poco, per mandare in onore tutto quanto che si, fatto, che si può fare, che si è fatto con impegno, con lavoro, con sacrificio in tanti anni, basta veramente poco. E poi dopo una volta che si è fatto il danno, si è preso il trattore, si va a cercare sabato mattina e tutti contenti e sono tutto primo. Quindi sinceramente, detto non da consigliere ma da persona, che so che parlo per conto di tante persone, sono contento che almeno in un momento così di questo tipo ci siano persone serie a cercare di portare avanti la cosa. Poi se fra 2 anni e mezzo vorranno rimettere altra gente, mandare a puttana e tutto, probabilmente non sinceramente. Penso che tutti quanti sabato mattina possiamo andare a cercare di fare. Ci sia un problema, quindi sinceramente ci sono questa cosa qua. No, se mi permetti di aggiungere 2 cose, sono d'accordo anche su quello che hanno detto Roberto Bassi e Roberto Sonni. La colpa nel bene e nel male è sempre comunque anche dei cittadini, perché ricordiamoci che sono i cittadini che hanno i loro rappresentanti. Quindi poi è inutile che la gente per 5 anni faccia finta di non vedere o non sentire. Mi sembra un po' tirando fuori il cerchio del caduto, il paese dei barocchi d'Italia dove nessuno ha mai votato Berlusconi, eppure per 10 anni su 20 ha governato. Come abbia preso i voti non si sa. Stessa cosa nel piccolo con le amministrazioni comunali, vengono elette dai cittadini, quindi poi ognuno nel suo piccolo deve assumersi le sue responsabilità. Cosa che in questa nazione dei balocchi è assurda, perché se ci viene fatto un richiamo dal 2006 al 2011 e non è far polemica, è semplicemente aprire il libro di storia di Ossimo e guardare chi era l'amministrazione quei 5 anni lì e poi venire richiamato genericamente al comune, ancora una volta l'ennesima in questo paese dei balocchi, non si vanno a prendere i responsabili, a tirarli per le orecchie e dirgli tu ora rispondi di quello che hai fatto e mi dai delle spiegazioni. Cominciamo da cose semplici, mi spieghi perché hai fatto determinate cose e poi si va ad agire di conseguenza. Invece le colpe ricadono sempre sugli altri, su chi viene dopo, sugli altri, sugli altri, sugli altri. In questo paese dei balocchi ognuno è legittimato a fare quello che vuole, perché tanto nessuno paga mai le conseguenze. E quindi si va avanti così. E poi andando avanti così ci si trova in situazioni in cui invece si sbatte la testa contro un muro e qualcuno deve risolvere la situazione. E spesso volentieri non è sempre quello che l'ha causato. Così male. Proprio di chiamare assolutamente paese dei balocchi, ma non sono per te. No, io intendo più la nazione Italia più di Ossimo, cioè nessuno risponde mai delle sue colpe. Il nostro sindaco e amico Cristian è troppo sinone per tornare su certe cose, ma io ricordo che fino addirittura in campagna elettorale era stato approvato un primo stralcio del realizzazione del parcheggio famoso ogni Santi da lì, non so, 400.000 euro per al primo stralcio 60.000 con un nuovo mutuo. Cioè, ma ci rendiamo conto che l'acqua sta entrando nella nave e carichiamo altra merce. Cioè, dove si pensava di andare? Ma francamente si pensava davvero di poter poi risolvere tutto con una bella bicchierata e fatto tutta la luce in presenza di grana.
veramente l'incoscienza o peggio, insomma, no? Io immagino l'incoscienza, l'incapacità di vedere anche le cose che sono luminosissime alla luce del sole, è veramente stata pazzesca. Poi concordo con quello che mi diceva Cristiano Marco, questo è un paese nel quale poi le responsabilità si sciolgono, si annacquano e vanno, insomma, cioè, ma non c'è più nemmeno l'indignazione della gente di vedere certe situazioni. Per cui la responsabilità, la valutazione politica di quello che è successo, secondo me, sotto gli occhi di tutti. Poi sappiamo che c'è gente che non l'ammetterà nemmeno davanti al punto di morte, ma comunque poco importa. Insomma, adesso si tratta di prendere delle decisioni responsabili, molto dolorose, perché siamo anche noi parte di questa popolazione che caccerà la canna. Non siamo come certi amministratori regionali che erano in posti diversi, loro le loro carte di credito a fare shopping mentre loro hanno il consiglio regionale, e quindi dobbiamo comunque cacciare soldi anche noi come tutti gli altri. Quindi è una decisione, sono decisioni molto dolorose, molto pesanti, ma in questo momento non c'è altra soluzione. La prospettiva, la speranza, la fiducia è che questa sia una situazione di tipo temporaneo, che si riesca con un bilancio più leggero, con un carico minore di debiti che vorremmo riuscire a lasciare ai successori, il bilancio si possa alleggerire e quindi si possa tornare a un livello anche di tassazione locale un pochino più umano, insomma, perché veramente ognuno di noi guarda dentro la propria famiglia e vede cosa costeranno, cosa costano già adesso le imposizioni, si rende conto che non è un momento molto facile. Se mi permetti di aggiungere due cose, allora, o si tratta di malafede o si tratta di incompetenza, perché non è che ci si va tanto lontano, io spero incompetenza. E dall'altra parte, obiettivamente, ogni volta che si parla di bilancio non vedere mai né una minoranza né l'altra, sarebbe piacevole anche fare una chiacchierata, discutere, vedere il loro punto di vista, probabilmente c'è qualcosa da nascondere. Se pensi come hai fatto minoranza te in 5 anni... Da nuovo consigliere, perché è stato sempre seduto a seguirmi ogni consiglio e a guardarmi ogni cosa che mi interessava. A cercare di informare la gente di quello che stava succedendo. Esatto, a chi è stato sindaco per i passati 5 anni, vice sindaco per gli altri passati 5 anni, candidati di due liste che non si presentano mai ogni volta che c'è la parlata di bilancio, non so come mai. Ok, allora grazie per i contributi che avete dato. Allora, quello che mi ha colpito soprattutto quello che ha detto Roberto, insomma, che ovviamente la situazione e i provvedimenti che si prendono sono forti e sicuramente tra 2 anni e mezzo, cioè noi stiamo preparando il campo ad altri. Ma va bene, ma con un senso di responsabilità, io ci metto sempre l'entusiasmo, come tutte le mattine, anche stamattina ero qua alle 6. E continuerò a farlo, almeno se non mi succede niente, con lo stesso entusiasmo e con la stessa voglia, anche perché comunque, devo dire, e questo sfrutto l'occasione, devo ringraziare il gruppo consigliare di maggioranza, perché vedo che a parte un ritardo dovuto forse a una sfida, tutti hanno partecipato con un grande senso di responsabilità, e questo viene da atto che non è facile prendere certe decisioni. Diciamo che non è tanto difficile organizzare la camera su queste decisioni da fare. Credo proprio.
viene voglia di andare in ufficio. Credo proprio di no. Detto questo, approvazione di bilancio di previsione in condizioni degli equilibri finanziari favorevoli? Contrari, astenuti nessuno, immediata esecutività favorevoli? Ovviamente i due prossimi ordini del giorno sono conseguenti a quello che abbiamo appena detto. Modifica l'aliquota addizionale comunale IRPEF e l'adozione di regolamento, che è proprio uno schema per poter introitare queste somme. Credo che non ci sia ulteriore cosa da dire. Favorevoli? Astenuti contrari. Immediata esecutività favorevoli? E modifica aliquota IMU 2013. C'è solo un punto da dire sulla prima casa. La norma non è ancora chiara. Si pensava si potrebbe intervenire anche sulla prima casa. Di fatto per il comune di Ossimo non sono meno di quello che pensavamo. Quindi l'idea, la proposta rispetto a quello che ci eravamo magari detti era quello comunque senza toccarla di lasciarla così, anche perché da qui a febbraio non si sa nemmeno la modalità di raccolta, quanto può partecipare allo Stato, e quindi a questo punto proporremo di lasciarla non toccare la prima casa ma solo la seconda, portandola al massimo con un'imposizione fiscale che sicuramente non aiuterà il turismo Ossimo. Favorevoli? Certo. Contrari? Immediata esecutività favorevoli? Anche il numero 5 è conseguente a tutti i provvedimenti che abbiamo preso, perché ovviamente aumentando addizionale IRPEF e IMU delle seconde case sono tutte entrate in aumento proprio per poter stabilizzare il bilancio, e al di là dei piccoli aggiustamenti dei capitoli che comunque eventualmente per qualsiasi delucidazione abbiamo presente la responsabile finanziaria, credo che abbiamo ampiamente illustrato l'argomento. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in merito a questo, ma diciamo che sono tutti provvedimenti conseguenti ai provvedimenti adottati giusto prima. Se non vi sono osservazioni, favorevoli? Immediata esecutività, favorevoli?